Allora, buonasera. Dunque, stiamo entrando più o meno, oggi siamo entrati nell'ultimo mese della mostra DNA che chiuderà il 18 giugno, quindi affrettatevi. Dunque, questa sera la conferenza del giovedì ci parla di un tema estremamente interessante. I relatori sono Giovanni Destrobisol e Marco Capocasa della Sapienza di Roma, e il tema è, diciamo, si può ricondurre ad una domanda: noi italiani chi siamo? È una domanda, diciamo così, che lascia aperte una serie di altri interrogativi e anche molte risposte più o meno incongruenti tra di loro. Ecco, loro hanno risposto a questa domanda diciamo, l'hanno messo per iscritto, pubblicando un volume che è uscito da un po' di tempo e insomma, che racconta la storia genetica di noi italiani, ma che appunto cerca di rispondere a quella domanda con cui ho iniziato questa mia presentazione. Ecco, questa sera ci raccontano questa storia. Io mi fermo qui, come al solito le mie presentazioni sono, per gli habitué che mi hanno visto più volte, sono forse troppo sintetiche, ma diciamo, questa è la mia natura. E nulla. Quindi buon ascolto, buona conferenza e a voi buon lavoro. Allora, ringrazio Fabrizio che intanto ha anticipato un po' il contenuto della presentazione. In realtà c'è una piccola differenza tra il titolo che abbiamo dato a questo libro, che dice Come il DNA ci aiuta a capire chi siamo, e la conferenza di oggi, Identità tra DNA e storia. Penso che una particolarità di questa presentazione sia legata al fatto che non parleremo solo di DNA, noi non siamo degli estremisti del DNA. Strada facendo vedremo che, diciamo, è per noi uno strumento importante, ma non è l'unico. Queste due altre parole che stanno nel titolo sono altrettanto, per certi versi anche più importanti. Storia, nel senso che faremo riferimento anche a fattori sociali e culturali, e soprattutto identità. Un tema assolutamente complesso, con molte sfaccettature, che ci porta anche su un versante un po' lontano da quello tipico delle presentazioni scientifiche, che è la dimensione interiore. Per rispondere a chi siamo noi italiani, dovremmo anche forse uscire un po' dal campo strettamente scientifico. E come vedrete, la risposta ci sarà, e forse non a tutti piacerà, ma meglio così, perché magari ci sarà anche un po' di dibattito, che è quello che noi speriamo. Allora, abbiamo effettivamente, diciamo, un'ambizione forse eccessiva di legare cose abbastanza lontane: la natura, la biologia, il DNA, la cultura e appunto il senso di identità. Però c'è una metafora, se volete un po' abusata, che lega abbastanza bene questi concetti, ed è la metafora del viaggio. Questa immagine, una di quelle che si trovano facilmente su internet, nulla di originale. Però sembra che vada molto bene, diciamo, rispetto all'idea che noi ci siamo fatti del problema, perché potete vedere in primo luogo questa persona leggermente stempiata. Fra me e Marco, diciamo, non facciamo una capigliatura normale, ma soprattutto questa cosa qua che potrebbe sembrare un camice bianco. Ma, insomma, uscendo un po' da questi aspetti collaterali, la cosa importante per dare a questa metafora una fisionomia che non sia troppo banale, troppo abusata, basta fare un po' riferimento all'immagine stessa, in cui, come vedete, c'è tutta una serie di percorsi alternativi e di scelte che verranno fatte nel corso dell'itinerario. È quello appunto che faremo noi. Faremo delle scelte ben precise, su cui magari non tutti i colleghi sono d'accordo, ma che speriamo vi possano interessare, perché per certi versi ci sono anche delle cose abbastanza originale. Allora, questa metafora del viaggio ha ovviamente delle stazioni, e le stazioni sono queste quattro fondamentalmente. Come vedete, è un percorso circolare: si parte dall'identità, si torna all'identità. E l'identità è per
noi biologi un tema abbastanza scivoloso, nel senso che non abbiamo forse l'armamentario sufficiente per affrontarlo, però occupandoci di antropologia abbiamo cercato di trovare una nostra fisionomia rispetto a questo problema molto difficile da definire, perché se lo prendiamo alla lettera, letteralmente identità ci rimanda alla parola idem. Quello che noi cercheremo di esplorare invece è una cosa un po' diversa, è un'identità collettiva. E quindi, come vedrete, ci saranno delle interpretazioni che cercheranno di cucire tutti questi diversi aspetti. Come consapevolezza, in realtà, cercheremo di condividere con voi qual è la nostra consapevolezza dei pregi, ma anche dei limiti, del DNA come strumento di indagine storica. E appunto, per conoscenza, Marco vi spiegherà un po' qual è stato il nostro percorso di conoscenza, un progetto di ricerca piuttosto lungo e articolato, in cui abbiamo imparato alcune cose anche grazie alle persone che hanno partecipato allo studio, e questa è una particolarità a cui teniamo molto. Difatti, la parola che segue è condivisione, perché una delle scelte che abbiamo fatto nel corso del viaggio è quello di insistere sulla condivisione con le persone di cui noi cercavamo di ricostruire la storia, i gruppi che abbiamo studiato. Non è una cosa che accade molto spesso nella ricerca biologica, che molte volte è affannata, diciamo, a cercare dei risultati tangibili, spendibili, ma di questo poi vi parlerà Marco. Allora, incominciamo a parlare di identità. A me piace molto quello che dice questo psicanalista tedesco, che ha lavorato molto negli Stati Uniti, come potete immaginare è una persona non più viva, ma che ha lasciato un segno molto importante nella sua materia, è un allievo di Freud, niente proprio di meno che, il quale dice che lo scopo principale dell'esistenza è la ricerca dell'identità, tanto che nella giungla sociale dell'esistenza umana non c'è sensazione di essere vivi senza un senso di identità. È anche bello poi come sviluppa, diciamo, nella sua visione un po' prospettica questo concetto, perché secondo lui, quando una persona raggiunge un certo grado di maturazione, si pone il problema dell'identità cercando anche di integrare ciò che ha imparato, cercando di inquadrarlo anche all'interno della società. Quindi è un concetto di identità che riguarda anche la società nel suo complesso. Questo lo trovo personalmente molto, quando ho letto questa frase l'ho trovata molto, come dire, calzante personalmente, nessun ragionamento scientifico, solamente così una sensazione emotiva. Così come però devo dire che questo signore che si chiama Francesco Remotti, che è uno dei più importanti antropologi culturali italiani, ha sull'identità un'idea opposta, ma di cui dobbiamo prendere atto, perché anche lui coglie paradossalmente nel centro del problema. Ha scritto questo libro in cui dice: ci dobbiamo liberare dal mito dell'identità. L'identità è una cosa pericolosa, soprattutto se è usata per fare dell'identitarismo. La nostra politica ci offre mille esempi, ma la politica in generale, perché come sapete il problema dell'identità col fenomeno della globalizzazione è un portato quasi inevitabile, e soprattutto ci dice l'identità sarebbe un qualche cosa di cui liberarsi, perché porta con sé due aspetti che sono da una parte inaccettabili e dall'altra anche sbagliati, se vogliamo. Il primo è il concetto di purezza, quindi si ha un'identità se si è puri, se si è italiani al 100%, come se ci fosse un DNA italiano, e se si è completi, nel senso che per definirci magari italiani non dovremmo poter fare riferimento ad altri gruppi, ad altre popolazioni che noi, diciamo, cataloghiamo con la categoria opposta dell'identità, che è quella dell'alterità, come per esempio le popolazioni di origine germanica, e ve ne parlerà appunto tra un pochettino Marco. Allora siamo nel bel mezzo di quello che si chiama tensione, quindi abbiamo due modi di vedere abbastanza opposti, anzi opposti, ma la cosa non è affatto negativa. Molto spesso nella scienza, nella ricerca, noi ci imbattiamo in situazioni di questo tipo. Se si riesce a instaurare una sorta di processo dialettico, se c'è ascolto reciproco, possono nascere da posizioni che possono sembrare estremistiche delle sintesi molto interessanti. Non so se la nostra di oggi lo sarà, però diciamo noi ci abbiamo provato, insomma, questo almeno
lo riconoscerete alla fine della presentazione. Il nostro approccio si racchiude in questa frase, che non è una frase scritta da un famoso filosofo, ma da una scrittrice di libri per ragazzi, che si chiama Penelope Lively. Sono quelle cosette che quando fate le ricerche su Google vi capitano come prime scelte, e tante volte non sono cose banali. È molto interessante quello che dice: noi tutti abbiamo bisogno di un passato che è proprio laddove si origina il nostro senso di identità. Come dire, ribalta il problema, e secondo me lo ribalta in maniera molto efficace, perché per comprendere la nostra identità cerchiamo di studiare quello che è il nostro passato. E noi come antropologi, che siamo dei biologi che cercano di ricostruire la storia più o meno profonda, più o meno recente delle popolazioni umane, forse abbiamo qualche cosa da dire, almeno ci possiamo provare. A questo punto possiamo affrontare il tema, se volete, un pochettino più tecnico, ma non solo, che è quello della consapevolezza. Qua c'è una questione importante quando si parla di DNA, che tutti ne rimangono affascinati, però dicono: bello, interessante, sì, vabbè, però non ci ho capito niente. Allora, anche nel libro, sulla base della mia esperienza con gli studenti di scienze naturali, qualcuno è presente qua che sono sempre terrorizzati quando si parla di DNA, ho cercato di portare il discorso usando un'analogia con degli oggetti che invece sono molto chiaramente comprensibili, identificabili come oggetti di materiali di interesse storico. Quali sono? Sono le pietre lavorate, le cosiddette i ciotoli scheggiati. Questo qua di sinistra, per esempio, è uno dei più antichi, una della classica tipologia prodotti da il primo rappresentante del nostro genere, il genere Homo. Quindi siamo circa 2,5 milioni, secondo alcuni ci possiamo spingere fino a 3 milioni di anni dal presente, in Africa orientale e meridionale, e questi primi gruppi umani abili, appunto perché sono capaci di produrre una cultura materiale che magari non ci stupisce per la sua bellezza, ma che sicuramente è molto funzionale per una serie di scopi importanti per questi gruppi, come rompere del legno, delle noci, o anche incominciare a lavorare quelle carcasse di cui Ablis, che ancora non era cacciatore ma era, come si dice, scavenger, riusciva a impadronirsi, potendo competere efficacemente con altri animali spazzini. L'oggetto invece di destra, di cui si intuisce una maggiore senso estetico, una bellezza intrinseca, è la cosiddetta ascia da pugno, un oggetto quindi lavorato, a differenza di quello alla sua sinistra, su tutta la superficie, ritoccato estensivamente, in cui compare anche un certo senso di asimmetria. Ci sono oggetti di questo tipo ancora più belli, che ci colpiscono ancora di più. E allora cerchiamo di capire quali sono analogie e differenze fra il DNA e le pietre lavorate, o la cultura materiale in generale. Avremmo potuto mettere anche una Venere, per dire, in questo tipo di confronto, però è più funzionale concentrarci su questi due tipi di oggetti. Allora, hanno delle analogie interessanti, importanti. In primo luogo sono resistenti, un materiale storico, se deperisse troppo rapidamente, ci potrebbe dare informazioni molto limitate. È chiaro che le industrie litiche, a meno che non ci siano dei problemi tafonomici legati alle alterazioni degli strati, tendono a conservarsi in maniera pressoché completa. Tant'è che possiamo rintracciare le tracce d'uso, quello che è stato fatto, che fanno gli archeologi preistorici. Molto spesso cimentano, come si dice, degli oggetti sperimentali con dei materiali che loro sono noti, e vedono che tipo di tracce lasciano sugli oggetti stessi, hanno degli standard con cui puoi fare delle inferenze sull'uso che è stato fatto degli oggetti che sono stati rinvenuti nei siti. A destra invece abbiamo un'immagine un po' così spaziale, apparentemente, di un operatore che, come vedete, bardato di tutto punto, cerca di non contaminare con il proprio DNA un pezzo d'osso. E allora, se qua, diciamo, il limite è quello dettato dall'antichità dell'oggetto, 3 milioni di anni secondo alcuni lavori recenti molto interessanti, qua, per quanto riguarda il DNA antico umano, non ci spingiamo oltre i 600.000 anni. Il reperto più antico si chiama Homo heidelbergensis, un fossile trovato in Spagna. Oggetti quindi sicuramente molto interessanti, però come vedete cominciamo a inquadrare delle analogie importanti. Per il DNA mi piace sempre ricordare questo fatto,
perché molti ancora sono legati a quella vecchia storia di Jurassic Park, secondo cui era possibile tirare fuori dalla zanzara che aveva appunto il dinosauro, il DNA del dinosauro, ricostruire il dinosauro e fare Jurassic Park. In realtà ci sono dei limiti che sono legati proprio alla struttura chimica del DNA, che in condizioni ambientali, a meno che non siano estremamente favorevoli, cioè estremamente fredde, estremamente secche, tende a modificarsi. Il processo si chiama depurinazione, non entriamo in dettaglio, però diciamo si altera la sequenza, il codice non è più lo stesso di quello iniziale. Però 600.000, diciamo, è un bel passo in avanti. Fino a 20 anni fa, 10 anni fa, non si pensava di poter fare tanto. Il secondo punto è che devono essere degli oggetti di materiale, dei materiali di interesse storico identificabili. Per esempio, quando si trovano delle pietre scheggiate, a volte qualcuno potrebbe dire: ma magari questo è un oggetto che si è creato così per conto suo, è caduto. C'era un caso molto famoso di una cascata da cui cadevano delle pietre che andavano a sbeccarsi in una maniera che poteva sembrare suggestiva di una qualche lavorazione intenzionale. In realtà l'archeologo preistorico molto attento riesce a identificare delle facce, delle concavità che si creano quando c'è l'urto tra il percussore, quindi l'oggetto utilizzato per incidere la pietra, e la pietra stessa, che hanno questa forma appunto concava e che lasciano, come dire, una sorta di onda che corrisponde poi a quel minimo di elasticità che questi oggetti estremamente duri comunque hanno. Nel caso del DNA il problema ha una sfaccettatura un po' diversa, nel senso che se lavoriamo col DNA da un prelievo che potremmo fare in questa stanza, ciascuno di voi raccogliendo un po' di saliva, sappiamo che il DNA c'è, l'unica difficoltà è purificarlo, quindi portare via tutto ciò che c'è all'interno delle cellule, come le proteine, i carboidrati e i grassi. Nel caso del DNA antico la cosa è un pochettino più indaginosa, perché il rischio che avevamo un po' accennato prima con quella immagine dello scafandro è quello di contaminare, di confondere DNA antico, DNA moderno, e poi chiaramente di trovare delle molecole che siano sufficientemente conservate. Comunque, anche su questo piano dell'identificabilità, il DNA comunque riesce a tenere abbastanza il passo. Con l'ultimo aspetto, chiaramente fondamentale, sempre in una prospettiva storica, è la databilità. Dobbiamo capire quando questi oggetti sono stati creati, oppure l'età della persona, dell'individuo a cui apparteneva quel certo DNA. E questo come possiamo farlo? Possiamo farlo molto spesso non tanto datando gli oggetti di per sé, quanto datando gli strati, e questo è un lavoro tipicamente archeologico, in cui sono immersi, studiando per esempio nel caso dell'Africa, Africa orientale, terreni vulcanici che si prestano a delle radiazioni, a delle datazioni, scusate, assolute, che sfruttano la capacità di alcuni composti chimici di avere degli isotopi che si alterano nel tempo in maniera regolare indipendentemente dall'ambiente, una sorta di orologio del tempo, diciamo, molto affidabile e molto robusto. Qua vedete invece degli oggetti microlitici prodotti di un'industria relativamente recente per quanto riguarda la preistoria umana, e qua qualcuno che si diverte con un trapanino invece a perforare un osso per tirare fuori un po' di materiale da cui estrarre il DNA. Qua invece si parla di C14, un metodo di cui tutti hanno sentito parlare, un metodo molto interessante che però si spinge più o meno fino a 100.000 anni dal presente, quindi diciamo può essere utilizzato in certi contesti, ma non in quelli della storia profonda del genere Homo, che appunto, come abbiamo detto, potrebbe arrivare fino a 3 milioni di anni fa. Quindi abbiamo messo in luce tre analogie importanti. Però a questo punto vediamo anche le differenze. Le differenze sono in primo luogo metodologiche, ma se vogliamo potremmo dire anche sensoriali. Nel momento in cui uno ha per esempio in mano un'ascia da pugno, che è un oggetto grande quanto un pugno, ed è così finemente ritoccata, uno si rende subito conto dell'importanza di quell'oggetto. La forma, l'estetica trasmettono un qualche cosa, un'elaborazione sicuramente cognitiva, ma anche un fenomeno sociale, perché sono delle tecniche assolutamente complicate da riprodurre, nel senso che gli archeologi preistorici, magari quelli giovani che riproducono questi oggetti sperimentalmente, molte volte se ne escono con queste mani tutte acciaccate, perché bisogna avere una precisione, una capacità di incidere la pietra che si acquisisce solo con un'esperienza molto prolungata.
Al contrario, il DNA, nel libro si parla di infinitamente piccolo, sì, d'accordo, affascina, però se noi per esempio teniamo in mano una provettina con il nostro DNA, sembra un batuffolino di cotone, una cosa apparentemente insignificante. Per tirare fuori l'informazione dobbiamo utilizzare dei metodi molto sofisticati, dei metodi di sequenziamento, se ne parla anche nella mostra, che adesso sono diventati anche abbastanza economici, per cui ciascuno di noi, spendendo solamente 200 euro, può avere un profilo genetico abbastanza completo, ma diciamo è un oggetto da un certo punto di vista più esoterico, ci comunica meno di quello che ci può comunicare. Confrontare questi due oggetti, per esempio, e immaginare Homo habilis e poi la specie che lo ha seguito, Homo erectus, e così fantasticare sulle loro differenze comportamentali. Il secondo punto importante è quello della scala temporale, ovvero il repertorio litico consta di oggetti che magari sono stati utilizzati anche non solo da una generazione, da più generazioni, però non possono darci un'idea prospettica del passato. Questo ovviamente a meno che non si è tanto fortunati da trovare un sito come questo sito etiopico, in cui c'è una successione regolare degli strati che permette di estrarre e di datare correttamente una serie di oggetti confrontabili, sempre delle asce da pugno, e magari verificare che nel corso del tempo le tecniche di lavorazione portano verso oggetti sempre più regolari, sempre più ritoccati, in cui magari si perde tempo anche per un senso di estetica, non solamente per un senso funzionale. Oggetti datati tra 1.600.000 e 1.250.000 anni dal presente. Col DNA il ragionamento è un pochettino più complicato, perché effettivamente nel libro si usa il termine vaso di Pandora, ma potremmo dire forse più efficacemente un palinsesto. Qualcuno di voi conoscerà il famoso palinsesto di Archimede, quindi questa pergamena che è stata trovata nel 1920, mi pare, a Gerusalemme, poi è passato di mano in mano, è stata messa all'asta da Christie ed è stata alla fine è approdato in un centro di ricerca in cui è stata studiata estensivamente, per cui si è visto che ciò che appariva a prima vista, cioè la trascrizione di una serie di canti liturgici del XIII secolo, nascondeva sotto qualche cosa che ci rimandava addirittura agli studi di Archimede, trascritti in questa pergamena nel X secolo, e qua potete intravedere anche delle figure geometriche. Quindi è un oggetto che porta una storia stratificata. Se noi siamo talmente bravi da riuscire a, magari con delle tecniche di imaging, a capire che cosa c'è sotto, possiamo leggere delle storie diverse. Questo accade in realtà anche con i dipinti, no? È accaduto varie volte. Però il DNA è effettivamente un palinsesto, nel senso che possiamo leggere tanti strati storici differenti. E questo perché accade? Allora qua entriamo magari un pochettino nel tecnico, spero che riusciate a seguirmi. Allora, il DNA si dice è in continua evoluzione. Le uniche persone che hanno un DNA identico sono i gemelli monozigoti, ma probabilmente anche loro, quando poi vanno a riprodursi nelle loro cellule aploidi, che siano, scusate, spermatozoi, che siano cellule uovo, avranno una qualche mutazione. Questa caratteristica di mutare a noi ci spaventa, perché diciamoci la verità, per noi la mutazione è sinonimo di qualcosa di patologico e di grave, no? La mutazione viene identificata con le forme tumorali. Ma se non ci fosse questa capacità del DNA di mutare, noi non esisteremmo, perché non ci sarebbe stata un'evoluzione della specie, non ci sarebbe stata un'adattabilità. Molte volte queste mutazioni possono essere dannose, a volte neutrali, ma a volte anche positive, conferire un vantaggio ai loro portatori. Un esempio che è stato molto spesso utilizzato recentemente è quello della lattasi, la persistenza di questo enzima che permette di digerire il lattosio e che in certi ambienti potrebbe conferire un vantaggio, non so, nel deserto perché è fonte di acqua e di sali o di nutrienti in un ambiente estremamente freddo come quello delle popolazioni del Nord Europa che hanno queste forme adattative in frequenza maggiore. Quindi il DNA cambia continuamente, cambia anche sotto la spinta della storia e della geografia dei gruppi umani. Cerchiamo molte volte, noi che facciamo questo lavoro, di mettere in relazione demografia e genetica, perché i numeri contano.
Le popolazioni grandi evolvono in un certo modo, quelle piccole in un altro modo, però fenomeni come il mescolamento genetico alterano la struttura genetica della popolazione. Altri come l'isolamento, di cui vi parlerà più estensivamente Marco, lo cambiano anch'essi in una maniera abbastanza diversa. Quindi muta di per sé, cambia sotto la spinta della storia e della geografia dei gruppi umani. Questa è una classica distinzione che dobbiamo a cavalli sforza, che trovo sempre molto efficace perché con due parole riesce a mettere a nudo il problema, quindi i processi storici, ma anche la geografia, sia le barriere fisiche, ma anche il confronto con l'ambiente. Però alla fine questi segni di diversi eventi possono stratificarsi, non si, come dire, cancellano a vicenda, perché il DNA è enorme, perché nel DNA nucleare ci sono 3 miliardi di nucleotidi e quindi queste mutazioni, che sono per definizione casuali, possono colpire tanti siti diversi, difficilmente vanno a colpire in momenti diversi, in popolazioni differenti, uno stesso sito. Se dovessi dirlo in termini tecnici, direi che questo è vero per una parte del genoma, ma una parte sufficientemente grande. Per esempio, noi sappiamo che la parte che codifica per proteine è solamente il 3% del totale di questi 3 miliardi di nucleotidi, però facciamo i calcoli, sono comunque tantissimi, sono milioni di nucleotidi su cui la mutazione può agire e peraltro in quella modalità che dicevo prima, che tende a creare differenze tra popolazioni, a meno che non ci sia un flusso genico che riporta, diciamo, in condivisione questi nuovi caratteri genetici che si creano. Quindi, alla fine, lo strumento è particolarmente interessante e utile. Allora, un paio di esempi, giusto per non rimanere troppo nel vago. Questa è una delle immagini che spesso usiamo a lezione perché è abbastanza efficace. Che cosa ci racconta? Ci racconta la uscita dall'Africa delle prime forme moderne, quindi qua stiamo su Homo sapiens e le prime forme moderne di Homo sapiens, cosiddette anatomicamente moderne, sono databili a circa 150-175 mila anni fa. Uscendo dall'Africa, queste popolazioni portano con sé il loro corredo genetico, il quale muta, cambia, e quindi acquisisce nuove forme. Queste lettere che vedete qua, L2, L3, L1, sono delle caratteristiche del DNA mitocondriale tipiche delle popolazioni africane, che ritroviamo solo raramente nelle popolazioni europee. Poi ci sono degli scherzi, tu Francesca ti ricorderai il famoso DNA africano trovato in Inghilterra, nello Yorkshire, per una storia di antichi contatti che avevano lasciato una traccia quasi insospettabile. Questo per dire come a volte l'evoluzione umana, che noi cerchiamo di schematizzare, poi ci pone di fronte a delle sorprese anche interessanti e che escono fuori dagli schemi. E queste lettere, a parte questa M che sembra il simbolo della metropolitana, sono appunto un'indicazione per tutte queste differenti caratteristiche genetiche, quelle femminili, che sono quelle con le traiettorie nere, e quelle rosse, che sono quelle invece relative al cromosoma Y. Il fatto che non coincidano le rotte non deriva dal fatto che ci sono state migrazioni separate, maschi e femmine, ma dal fatto che queste inferenze sono state tratte da dati che sono tra loro diversi, da studi che sono stati fatti per il DNA mitocondriale in alcune popolazioni e per il cromosoma Y in altre, però alla fine ci si può leggere una certa analogia, per cui 130-150 mila anni fa dall'Africa le popolazioni escono, passano qua in Palestina, raggiungono l'Europa 35-40 mila anni fa, il famoso Cro-Magnon che tutti conoscono. Il punto terminale di questa migrazione, quello più recente, arrivano solamente 10-12 mila anni fa, qua attraverso lo stretto di Bering, che allora però aveva delle piattaforme continentali e poteva essere oltrepassato più facilmente, ad occupare anche i continenti americani. Questo per quanto riguarda la storia. Quindi la storia, come vedete, lascia questo segnale molto forte, ma anche la geografia lo lascia. Questa è un'immagine invece che fa riferimento alla genetica degli europei. È un po' diversa dalla precedente perché c'è una miriade di puntini, come vedete, ci sono delle sigle. Il messaggio che ci dà questo lavoro è che i geni rispecchiano la geografia in Europa ed è molto efficace perché se voi magari per semplicità vi concentrate su questi cerchietti, che sono dei punti che riassumono la variabilità di ogni popolazione, troverete che qua ci sta l'Italia, qua ci sta la Spagna e il Portogallo, qua ci sta la Francia. E
Qua ci sta l'Olanda, sopra la Scandinavia, al lato, a destra la Turchia. Sembra ricostruire perfettamente una carta geografica. Noi sappiamo molto bene che molto spesso la diversità genetica rispecchia quel modello che si chiama isolamento per distanza. Più sono vicino, più mi mescolo, più sono lontano, meno è facile che si arrivi ad uno scambio genetico. Però qua noterete per esempio questo gruppo qua, quindi adesso se c'è qualcuno dei miei studenti in aula che sa chi sono questi, io gli potrei anche regalare 5 punti al prossimo esame, è abbastanza facile perché qua ci stanno gli spagnoli portoghesi. Non ho capito. Ha detto giusto, eh? I sardi? Vabbè, eravamo già d'accordo, quindi questo si era capito. Però questa è un'altra cosa interessante, non è banale questo risultato, tutt'altro, perché è anche il segnale di un'altra grande migrazione, che è quella che avviene col Neolitico. Avete sentito parlare della crescente fertile, quella zona tra Iraq, Siria e Turchia, in cui sono comparsi i primi siti, qui ci sono testimonianze di tipo archeologico, di pratiche agricole. Da lì si è originato un flusso di popolazione in direzione ovest-nord-ovest che ha anche creato questo tipo, diciamo, come lo chiamiamo noi, di pattern genetico, di quadro genetico. Quindi qua possiamo leggere una cosa che ci riporta 10.000 anni fa, qua leggiamo eventi molto più antichi e tanti altri esempi si potrebbero fare. Le cose che vi farà vedere Marco sono ancora più recenti perché abbiamo scelto delle porzioni del genoma che variano ancora più velocemente e riescono a tenere traccia di eventi relativamente recenti. Però ecco, qua è un'altra delle scelte, diciamo, perché effettivamente questa idea del viaggio è anche un'idea un po' di maturazione. Come potete immaginare, non è poco tempo che io mi occupo di queste cose, sarà ormai una trentina d'anni, e in questo tempo ho imparato tante cose che inizialmente mi sembravano strane. Per esempio, la mistica del DNA. Voi vi chiederete, ma che ci azzecca la mistica col DNA? E invece ci azzecca, perché non solo nel grande pubblico, ma a volte anche tra i ricercatori c'è questa idea del DNA come un oggetto talmente potente in grado di rivelarci tutto. Rivelarci per esempio gli aspetti comportamentali, rivelarci l'aspettativa di vita grazie ai telomeri, raccontarci la storia delle popolazioni per filo e per segno. Mi dispiace deludervi, ma così non è. E ve lo dice una persona che avrebbe interesse a dire che invece così è. Perché che cosa accade? Quando noi facciamo delle fotografie della variabilità attuale, questi non sono studi sul DNA antico, ma sulle popolazioni attuali. Per poter poi ricostruire i processi che ne sono alla base, dobbiamo fare tutta una serie di calcoli e di modelli abbastanza complessi. Ma il punto vero è che dobbiamo assumere delle condizioni. Per esempio, quanto velocemente muta il DNA? Lo sappiamo con molta precisione? Sì, ma lo sappiamo con degli intervalli di confidenza molto ampi. Quante erano grandi queste popolazioni? Con che velocità si riproducevano e crescevano da un punto di vista della dimensione demografica? Possiamo avere delle indicazioni più o meno attendibili, però dobbiamo essere prudenti. Ecco la ragione per la quale io sono della scuola, personalmente, di quelli che ritengono che le ipotesi che noi genetisti, antropologi, biologi, andiamo a verificare sono delle ipotesi che molto più spesso sono create da storici e archeologi, che riescono ad avere una visione complessiva del fenomeno umano che va, diciamo, anche un po' al di là di alcune approssimazioni. Ovviamente il messaggio diventa forte e robusto quando i dati si incastrano bene e si sorreggono a vicenda, il che non è sempre il caso. Giusto, ve la butto là per farvi capire perché Etruschi, tutti interessati agli Etruschi, scuola di pensiero che si riferisce a questa origine autoctona degli Etruschi, ovvero che da tempo immemore ha le sue radici genetiche nelle popolazioni che abitano quella zona tra Toscana, le terre amare, arrivando fino a Ponte Cagnano, eccetera, è sorta una scuola genetica che fa riferimento ad una migrazione dalla Turchia attuale, dalla regione della Lidia. Un'ipotesi che ha occupato tutti i giornali, che poi alla fine, quando si è potuto studiare il DNA antico ed eliminare questo processo complesso di inferenza dal DNA attuale, è stata molto ridimensionata. Abbiamo scoperto che alla fine, se dobbiamo dare la ragione a qualcuno, probabilmente la dovremmo dare ai nostri colleghi archeologi. Ma questo non è uno scandalo, perché anche qua, diciamo, è un procedimento per tentativi ed errori.
Allora, siamo quasi arrivati a questo punto alla parte che vi porterà invece Marco, che vi racconterà questa ricerca sia come un risultato principale, sia come casi studio un pochettino dettagliati. Li troverete apparentemente forse anche minuscoli, ma molto interessanti perché ci fanno vedere proprio come gli aspetti culturali e quelli genetici possano essere messi a confronto e darci delle spiegazioni che ci convincono e ci fanno capire delle cose che non, a prima vista non avevamo compreso. Quindi cedo la parola a Marco. Oh, allora, prima Giovanni parlava del nostro progetto di ricerca come un percorso che è stato lungo e impegnativo. Lungo sì, perché è durato una decina d'anni. E quindi è impegnativo anche perché, diciamo, per due ragioni. La prima ragione è perché con questo progetto, con questa ricerca, abbiamo cercato di superare un po' il limite degli studi precedenti sulla storia genetica degli italiani. In particolare, la maggior parte delle ricerche precedenti alla nostra si concentravano o su particolari popolazioni, come appunto Giovanni parlava degli Etruschi. Oppure altri studi hanno riguardato il popolamento della Liguria e della Magna Grecia. Oppure erano degli studi che comunque non si spingevano oltre il periodo più recente, quindi non si andava oltre l'indagine genetica del popolamento dell'Italia in epoca post-romana. Il nostro scopo è stato quello appunto di costruire una visione più d'insieme, quindi andare un po' a superare questo limite e inserire anche nelle indagini della storia della genetica italiana anche quegli eventi di popolamento più recenti, quindi che riguardano soprattutto il periodo successivo al periodo romano e al Medioevo in generale. Il secondo motivo per cui il nostro progetto è stato impegnativo, perché appunto anche Giovanni l'aveva anticipato, è perché abbiamo cercato di fare un'indagine un po' più umana, diciamo tra virgolette, cioè abbiamo cercato di mantenere un rapporto con le comunità di scambio e di condivisione di informazioni che non è un'operazione soltanto, diciamo, politicamente corretta, ma che, come vedremo più avanti, ha avuto un ruolo importante e decisivo anche nell'interpretazione dei risultati. L'Italia è un paese che innanzitutto ha una popolazione caratterizzata da una ampia varietà culturale, diversità culturale. Se ragioniamo come ragionano gli antropologi culturali e cerchiamo dei fattori, degli aspetti culturali che possono essere una sorta di previsione della diversità culturale di un popolo, uno di quelli più considerati è la lingua. Perché? La lingua perché caratterizza le popolazioni e perché che ha un ruolo molto importante nell'identificazione dei gruppi e del senso d'appartenenza. Ecco, l'Italia da questo punto di vista lo dimostra negli studi di linguistica ed è stato definito da un importante sito internet che si chiama Ethnologue come il paese europeo con la maggiore variabilità linguistica. Ci sono in Italia 35, vengono parlate 35 lingue differenti e questa quantità di lingue, io mi sono portato anche gli appunti perché a memoria non me ne ricordo. Se confrontando con quello di altri paesi europei, vedete che ad esempio in Germania vengono parlate 27 lingue, in Francia 23, in Spagna 15 e nel Regno Unito 13. Oltre a queste 35 lingue parlate, c'è anche un altro aspetto importante che è il fatto che la nostra legge riconosce e valorizza 12 minoranze linguistiche che sono presenti sul nostro territorio. Ecco, queste 12 minoranze linguistiche sono state anche un po', da un certo punto di vista, colpevolmente sottovalutate e poco considerate dal punto di vista della loro importanza culturale, quando si parla di cultura italiana, anche perché rappresentano demograficamente il 5% della nostra popolazione. Ecco, questa è la distribuzione geografica di queste 12 minoranze. Vedete che la maggior parte sono stanziate nell'arco alpino, però ce ne sono altre che stanno anche nella parte centro e nella parte sud della nostra penisola. Nel corso delle nostre indagini siamo riusciti alla fine a
ad analizzare i dati genetici relativi a 60 popolazioni. E siamo riusciti a coinvolgere la maggior parte di queste minoranze linguistiche, con qualche eccezione dovuta a dei problemi che adesso non sto qui a spiegarvi, ma che riguardano soprattutto il discorso dell'interazione sul campo proprio tra ricercatori e cittadini, e qualche piccola incomprensione che può succedere in questo ambito. Queste 60 popolazioni sono divise in maniera pressoché simmetrica in popolazioni di pianura aperte che parlano la lingua italiana e popolazioni che invece sono sottoposte a un certo grado di isolamento, che può essere sia geografico sia linguistico. In alcuni casi, nella maggior parte dei casi, sono popolazioni che sono sottoposte sia a fattore di isolamento geografico che a fattore di isolamento linguistico, quindi gruppi che vivono o sulle isole o ancora più frequentemente che vivono in ambiente montano. Per l'analisi genetica di questi gruppi, potevamo fare varie scelte. Noi abbiamo condotto le indagini utilizzando queste due tipologie di materiale genetico. Uno è il cromosoma Y, che è uno dei 23, che è presente su una delle 23 coppie di cromosomi all'interno del nucleo delle nostre cellule, e che è il cromosoma che definisce il sesso maschile. E l'altro è il DNA mitocondriale, che è un cromosoma circolare, che è presente all'interno degli organelli, i famosi mitocondri, che sono quegli organelli che si occupano della respirazione cellulare. Abbiamo analizzato delle parti di questi due cromosomi. Queste parti vengono chiamate marcatori unilineari. Che significa? Significa che si ereditano in maniera unilineare, in maniera differente dal punto di vista del sesso. Cioè il cromosoma Y viene ereditato per via paterna. Questo significa che i padri donano il loro cromosoma Y soltanto ai figli maschi. Il DNA mitocondriale invece viene ereditato seguendo una linea materna, che significa che le mamme donano il loro DNA mitocondriale a tutti i figli, sia i maschi che le femmine. Questa doppia ereditarietà ci ha permesso di condurre delle indagini particolari e interessanti, perché appunto ci permettono anche di andare un po' a vedere come la nostra specie evolve e come cambia dal punto di vista genetico seguendo due vie sesso specifiche. Sono utili dal punto di vista dell'analisi storica, quindi se li possiamo immaginare come dei archivi di informazione storica, perché ci permettono di identificare anche eventi più recenti rispetto a altri marcatori genetici. E questo lo possiamo fare anche grazie al fatto che in letteratura sono disponibili tantissimi dati di confronto per questo tipo di materiale. E per l'antropologia molecolare, come per le altre discipline a essa affini, è importante il metodo comparativo, quindi i dati di confronto sono molto importanti per raggiungere i risultati. E infine, quello che vi dicevo prima, essendo dei marcatori differenti per il maschio e per la linea maschile e per la linea femminile, ci permettono anche di andare a valutare come certi comportamenti matrimoniali, quindi comportamenti sociali che portano ad accoppiamenti che poi producono una prole fertile, possano aver giocato un ruolo nel determinare alcune, diciamo, in parte perlomeno la variabilità genetica umana. Quindi, inizio prima dicevo, abbiamo cercato di superare un limite, abbiamo cercato di costruire una visione più d'insieme della storia genetica dell'Italia. In questa immagine qui vi mostro un primo confronto che abbiamo fatto in senso generale tra la variabilità genetica dell'Italia, quindi di tutta la popolazione italiana, e la variabilità genetica europea. E questa prima valutazione d'insieme ci ha già fornito un risultato interessante, anzi molto interessante, cioè che si è visto come, prendendo due popolazioni, coppie di popolazioni europee molto distanti fra di loro dal punto di vista geografico, come ecco quelle che ho mostrato nella cartina, che sono il Portogallo da una parte e l'Ungheria dall'altra, oppure la Spagna e la Romania, quindi proprio gli estremi del continente, abbiamo trovato una diversità genetica tra questi gruppi europei molto inferiore a quella che invece è stato possibile identificare in coppie di popolazioni italiane che invece geograficamente sono molto vicine tra di loro. Ad esempio quelle che ho mostrato nella figura sono Sappada e Udine, che stanno a una cinquantina di chilometri tra di loro. Sappada sta al confine tra il Veneto e il Friuli,
proprio quindi al confine tra la provincia di Belluno, ma confina con la provincia di Udine, oppure la regione nord della Sardegna con la comunità di Benedutti, sempre con gruppi molto vicini tra di loro, che invece hanno mostrato una diversità genetica fra loro 30 volte superiore a quella osservata tra popolazioni europee così distanti. Possiamo poi cercare di esplorare meglio questo dato. Per fare questo prendiamo un po' in considerazione tutte le popolazioni che abbiamo studiato noi dell'Italia, quindi i 60 gruppi di cui vi parlavo prima, e li abbiamo confrontati con un altrettanto numero di popolazioni europee. Questo grafico qui si chiama Multidimensional Scaling, lo possiamo immaginare, lo potete vedere, si può leggere come una sorta di cartina geografica, però le distanze che voi osservate tra questi pallini, che poi sono le popolazioni, non sono misurate in chilometri, ma sono rappresentate in diversità genetica, quindi una sorta di cartina genetica delle popolazioni europee. I pallini bianchi sono le popolazioni italiane, invece i pallini neri sono le popolazioni europee. Quindi più sono vicine le popolazioni, e più i pallini sono vicini, e più le popolazioni sono vicine fra loro dal punto di vista genetico. Come vedete dal grafico, già il colpo d'occhio lo dà, le popolazioni europee si concentrano soprattutto in gran parte al centro del grafico e sono molto vicine tra di loro. Invece le popolazioni italiane, quelle bianche, più di quanto lo siano quelle europee, tendono a spargersi nel grafico, distribuirsi in maniera più larga, questo perché la loro diversità genetica è maggiore. Le popolazioni che voi vedete molto esterne dal grafico sono tutte popolazioni che sono sottoposte a fattori di isolamento, sia per quanto riguarda le popolazioni italiane, sia per quanto riguarda le popolazioni europee, perché nel confronto abbiamo cercato di mettere in ugual misura popolazioni europee non sottoposte a isolamento e popolazioni europee sottoposte a isolamento, e stessa cosa abbiamo fatto con le nostre italiane, che come abbiamo visto erano della stessa dimensione più o meno, i due campioni. È interessante vedere come anche la diversità genetica cambia se si considerano o non si considerano le popolazioni isolate, perché ecco, nella tabella qua su ho esposto i valori di variabilità genetica all'interno del contesto italiano e del contesto europeo. Come vedete, quelli tra parentesi sono i valori relativi soltanto alle popolazioni aperte, quindi dove non sono considerate le popolazioni sottoposte a isolamento. E lì la differenza, vedete che il valore è molto più basso. Quando invece vengono inserite nell'analisi anche le popolazioni isolate, vedete che il valore aumenta molto. Confrontando il valore tra l'Italia e il valore fra l'Europa, vediamo che abbiamo la conferma che l'Italia mostra una variabilità genetica maggiore a tutto, soltanto in Italia c'è una variabilità genetica maggiore a tutto il contesto europeo. Da che cosa dipende tutta questa variabilità genetica? Noi abbiamo visto che c'è una siamo riusciti a identificare un ruolo non secondario per alcuni aspetti culturali. Quindi questa grande eterogeneità culturale di cui si parlava all'inizio ha giocato un ruolo anche e ha contribuito a determinare la variabilità genetica che noi abbiamo mostrato. Questo grafico qui riguarda i dati relativi al DNA mitocondriale. Per quanto riguarda il cromosoma Y, che non vi mostro, si trova una situazione meno marcata di quanto è questa qui, però comunque in linea con questi risultati. Quindi il ruolo della cultura. Già negli anni 70 il grande antropologo culturale francese Claude Lévi-Strauss aveva suggerito questa relazione tra la diversità culturale e il ruolo della cultura e l'evoluzione biologica della nostra specie, ma questo perché la nostra specie alla fine è la specie, chiamiamola culturale per eccellenza, dove tutto quello che noi facciamo dipende dalla nostra cultura, tutte le interazioni sociali, le relazioni tra le popolazioni sono determinate dalla somiglianza o dalla diversità culturale. Quindi biologia e cultura, si cerca di fare una sintesi. Nel nostro progetto di ricerca, nel corso del nostro progetto, siamo riusciti a identificare alcuni casi in cui la cultura effettivamente ha giocato un ruolo determinante nel modellare la variabilità genetica. Il primo di cui vi parlo è questo qui, l'etnicità locale. Qui siamo nel nord-est dell'Italia e le popolazioni di cui vi parlerò sono le cosiddette, vengono chiamate le cosiddette isole linguistiche germanofone, che non sono i sudtirolesi del Trentino, ma sono dei piccoli gruppi che vivono al confine tra la provincia di Belluno e la provincia di Udine e che parlano una lingua
che è una variante letterale del tedesco, ma sono immerse in un contesto linguistico italiano. Queste tre comunità, che qui vi mostro nella cartina, sono Sappada, Sauris e Timau. Sono geograficamente molto vicine fra di loro, mediamente circa 20 km è la distanza geografica tra questi gruppi, e condividono fra loro parecchi aspetti culturali, quindi innanzitutto quello che vi dicevo, la lingua, ma non solo, ad esempio condividono anche delle pratiche tradizionali, delle abitudini, come il fatto di festeggiare in maniera molto particolare il carnevale, con delle maschere che si ritrovano solo lì, o come ad esempio da un punto di vista più religioso, quello di svolgere tutti gli anni un pellegrinaggio in Austria a Maria Lugau, al santuario, un pellegrinaggio molto impegnativo e faticoso che viene fatto attraversando le Alpi, attraverso un sentiero, dove in particolare i gruppi, gli abitanti di Sauris raggiungono prima quelli di Sappada, fanno un nucleo comune e attraversano le Alpi a piedi per raggiungere il santuario. E se voi avrete la possibilità di visitare questi posti, vedrete che ci sono anche altre similitudini che vengono proprio all'occhio, ad esempio le case sono simili tra loro, anche l'abbigliamento tradizionale, come si vede anche in queste immagini, somiglia molto, quindi condividono tante cose. Quindi sembrerebbe perlomeno un po' strano, viene un po' strano immaginare come questi gruppi invece, nonostante questa grande somiglianza culturale, non si sentono appartenenti ad un unico gruppo etnico, ma sentono invece un forte senso di appartenenza, ognuno alla sua piccola comunità, che è veramente piccola perché Sappada fa 1300 abitanti, Sauris e Timau ne fanno tra i 400 e i 500, quindi sono dei gruppi molto piccoli. Questa cosa si li differenzia da altri minoranze etniche dell'arco alpino, come ad esempio i famosi ladini, perché i ladini anche sono dei gruppi distribuiti in particolare nel Trentino ma anche un po' in Veneto, che hanno tra loro anche una distanza geografica, se vogliamo, superiore a quella di Sappada, Sauris e Timau, eppure in quel caso lì sia la lingua sia il senso in generale il senso di appartenenza al gruppo è molto più forte di quanto non sia il senso di appartenenza alle singole località. Quindi troviamo una cosa un po' particolare che non troviamo da nessun'altra parte, in nessun altro delle minoranze linguistiche italiane. Abbiamo chiamato questa peculiarità etnicità locale, appunto perché ci riferiamo alla località del senso d'appartenenza. Quello che abbiamo fatto a questo punto, siamo andati a vedere se dal punto di vista genetico si vede pure qualcos'altro, cioè se questa diversità, quindi questa separazione alla fine tra queste popolazioni che sono tutto sommato tra cugini tra di loro, ha lasciato un segno anche dal punto di vista genetico. Quindi ecco, ritorniamo a un grafico simile a quello che abbiamo mostrato prima, quindi sempre un gruppo qui di popolazioni europee, al quale noi adesso andremo a posizionare i dati, la posizione relativa alla diversità genetica mitocondriale delle tre comunità germanofone di cui parlavo. Sappada, Sauris e Timau. Ecco, quello che si vede, ed è molto evidente, questi tre gruppi non solo sono molto diversi geneticamente dalle popolazioni europee che ho messo qui nel grafico, ma sono anche molto differenti fra di loro, le più differenti di tutte all'interno di questa analisi. Questa diversità genetica, quindi questo è un, diciamo, è una prima visualizzazione empirica della diversità tra questi gruppi, che noi in prima battuta abbiamo subito associato al discorso dell'etnicità locale. Però abbiamo cercato anche di sottoporre a critica la nostra ipotesi e abbiamo cercato di testare quanto la nostra ipotesi potesse essere valida. Un primo indizio di validità ci è venuto dall'analisi del flusso genico, cioè praticamente siamo andati a vedere quanto eventualmente questi gruppi scambiano geneticamente con l'esterno. Quello che viene fuori dalla nostra analisi è che effettivamente tutti e tre questi gruppi sono accomunati da un ridotto acquisizione genetica dall'esterno, a prescindere che siano popolazioni a loro vicine di lingua italiana o addirittura tra di loro. Quindi si vedono che questi gruppi scambiano poco, cioè in particolare ricevono poco dall'esterno, un contributo ridotto genetico dall'esterno. Questo però non basta a spiegare la relazione diretta fra l'etnicità locale e la loro forte diversità genetica, è certamente un forte indizio. Per fare un ulteriore test abbiamo utilizzato un approccio un po', diciamo che possiamo dire, sofisticato, cioè
siamo andati a ricostruire attraverso un software numerose storie evolutive delle popolazioni umane, un software che ti permette di fare delle simulazioni e che alla fine della simulazione, basata su determinati parametri che imposti tu, e quindi abbiamo cercato di costruire varie storie evolutive per vedere quale fra le varie storie evolutive simulate al computer produceva dei dati di diversità genetica che potessero essere compatibili con quelli che noi abbiamo osservato poi nel dato genetico effettivo. Alla fine anche questo test ci ha fornito un'ulteriore conferma, cioè è uscito fuori praticamente che la storia evolutiva corrispondente a quella dell'etnicità locale era quella maggiormente supportata, cioè quella che dava i risultati genetici più simili a quelli che noi avevamo osservato sui dati reali. Un secondo esempio di interazione tra fattori culturali e variabilità genetica invece è relativo a un gruppo che sta un po' più nella parte più meno est dell'arco alpino italiano, e quindi qui siamo nel Sud Tirolo. E si tratta del fatto socioculturale di cui vi parlo adesso, è il maso chiuso. Il maso chiuso praticamente è una pratica socio-economica che viene fatta ormai da 1000 anni e che ancora oggi funziona ed è riconosciuta anche dal punto di vista della legge regionale, che permette praticamente alle popolazioni, popolazioni sudtirolesi di far ereditare il maso, che sarebbe sostanzialmente l'azienda agricola di famiglia, soltanto al primogenito. Quindi che succede? Succede che tutti gli altri figli, sia maschi, secondo genito, terzo genito e femmine, non ereditano nulla della proprietà familiare, tutto va infine all'unico maschio. Quando abbiamo parlato di questo aspetto con un antropologo, il professor Biazzo dell'Università di Torino, il professore ci ha spiegato che questa pratica, il maso chiuso, viene definita dagli antropologi culturali come espulsiva. Che significa? Significa che praticamente una volta che il maso viene ereditato dal primo genito, tutti gli altri maschi della famiglia vengono estromessi dalla proprietà e quindi escono. Anche le donne lo fanno questo qui, ma questo diciamo, mentre le donne lo fanno un po' in tutto il contesto europeo, perché in Europa la maggior parte della popolazione europea è caratterizzata dalla cosiddetta patrilocalità, cioè dal fatto che i maschi una volta sposati le femmine tendono a spostarsi e andare a vivere nella residenza del marito sostanzialmente, quindi c'è una maggiore mobilità femminile e una minore mobilità maschile nel contesto europeo. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso 3 popolazioni del Sud Tirolo, la Val Venosta, Val di Sarco e Val Pusteria, e siamo andati a fare un confronto tra quello che succedeva dal punto di vista genetico tra queste 3 comunità e altri gruppi di 3 comunità appartenenti ad altri gruppi etnolinguistici che stavano più o meno nella stessa zona geografica. Ecco, in questa tabella vengono mostrati i valori di variabilità genetica osservata all'interno di questi gruppi. Abbiamo visto sia nelle isole germanofone di cui vi parlavo prima, sia tra gli italiani del Trentino, sia fra i ladini. In tutti questi gruppi si osserva una cosa che poi è tipica delle popolazioni europee in generale, che sono diciamo, caratterizzate dalla patrilocalità. Quindi si vede una maggiore diversità genetica nella componente maschile e una minore diversità genetica nella componente femminile. Questo per il discorso che dicevo prima, cioè perché i maschi sono meno mobili, le femmine sono più mobili, quindi le femmine spostandosi tendono a rimescolare di più le loro caratteristiche genetiche e quindi a omogenizzare. I maschi, essendo meno mobili, omogenizzano di meno. La cosa particolare che invece abbiamo osservato nei sudtirolesi è che invece si osserva proprio il contrario. Cioè si vedete questo valore qui, 0.004, l'ho messo in grassetto perché non è, questa diversità, oltre ad essere bassissima, statisticamente non è significativa. Quindi sostanzialmente quello che esce fuori è che i gruppi della Val Venosta, della Val di Sarco e della Val Pusteria sono, dal punto di vista della componente genetica maschile, sono geneticamente indistinguibili, sostanzialmente, non c'è una differenza genetica sostanziale. Quindi si trova una discontinuità rispetto al contesto europeo patrilocale. E l'associazione è stata fatta direttamente, abbiamo pensato, quindi è proprio la mobilità, in questo caso, dei maschi, la maggiore mobilità dei maschi che spiega questa minore diversità, perché la maggiore mobilità ha portato a un maggiore mescolamento. Quindi, etnicità locale e maso chiuso, due casi particolari in cui la cultura ha giocato un ruolo determinante nella diversità genetica. Comunque, quindi cultura e genetica e cultura, una sintesi necessaria.
Però una sintesi non semplice da fare, perché soprattutto quando studi comunità come quelle che abbiamo studiato noi, ci si trova proprio dal punto di vista pratico, quindi dell'interazione sul campo, ad avere a che fare con delle problematiche di tipo anche etico, non semplici da risolvere, e che richiedono una forte condivisione tra ricercatori e tra osservati, quindi tra chi osserva e chi viene osservato. Una condivisione che serve anche a capire, come abbiamo visto, a interpretare bene i risultati genetici che noi abbiamo osservato. Questo perché? Perché questa forte condivisione che noi abbiamo cercato di intraprendere nel corso degli anni, quando siamo stati in queste comunità, è servita anche a cercare di evitare quelli che vengono definiti come i rischi culturali, cioè il fatto di costruire in generale delle incomprensioni all'interfaccia tra i ricercatori e le comunità. Incomprensioni che la storia, diciamo, recente della nostra disciplina ha dimostrato essere tutt'altro che infrequenti, e che portano poi a quello che viene chiamata la cosiddetta, che dipendono da quella che poi viene definita come la cosiddetta freezer antropology, cioè l'antropologia fredda, l'antropologia dei freezer, cioè come vedete in questa immagine, dove l'interazione tra il ricercatore e la comunità si esaurisce a quando tiri fuori le provette dei singoli individui che hanno partecipato alla ricerca e le porti poi in laboratorio per fare le analisi. Ecco, noi abbiamo cercato di fare invece un'antropologia calda, un'antropologia dove il rapporto umano avesse un valore per entrambi, sia per noi che per le comunità. Questo perché? Perché ci permette di superare appunto quelli che dicevo essere i rischi culturali. Per fare questo bisogna impegnarsi, sostanzialmente. Questo impegno è un impegno sia relativo alla volontà di farlo, sia al tempo, perché sottrae tempo al tempo disponibile per fare le indagini. Però poi, diciamo, ti torna indietro per varie ragioni, perché allora innanzitutto questo ti permette di essere trasparente e quindi di condividere con le comunità sia gli scopi scientifici sia i metodi che utilizziamo per raggiungerli. Per fare questo è necessario anche un impegno superiore da parte del ricercatore, perché il genetista non si può limitare a capirne di genetica, ma si deve anche un po' studiare la storia delle comunità e studiarla in maniera approfondita. E lo deve fare anche interagendo direttamente con i membri delle comunità. E infine l'ultimo impegno è quello del ritorno dei risultati, cioè quando finisci la tua indagine è poi anche importante un po' andare a raccontare alle comunità che cosa ci hai fatto con il loro DNA. Questo crea un'empatia maggiore e ci ha permesso a noi anche di capire delle cose anche all'ultimo momento molto importanti. Facendo così, utilizzando questa strategia, si può cercare di superare quello che qui vi ho mostrato essere il modello A, cioè un modello in cui la cultura occidentale dominante, la nostra cultura d'appartenenza, è l'unica cultura che gioca un ruolo, un'influenza sul andamento delle indagini della nostra ricerca, delle ricerche, mentre invece la cultura indigena, quella locale, rimane un po' sullo sfondo. Impegnarsi in questo modo significa invece riuscire a raggiungere l'ideale del modello B, cioè il modello in cui, vedete, la cultura locale non è più sullo sfondo, ma sta al centro e gioca un ruolo importante nel influenzare le attività delle nostre ricerche. Questo perché, così facendo, si può cercare di superare e di aumentare l'informatività dell'indagine per andare oltre quelle che sono poi le caratteristiche culturali che sono alla vista di tutti, le più semplici da identificare, come ad esempio, ritornando al caso studio di prima dell'etnicità locale, il fatto del carnevale oppure del pellegrinaggio, quelle sono informazioni che basta prendere un libro, le trovi. Mentre invece il discorso dell'etnicità locale è un discorso più profondo, più complesso, più nascosto, che se non interagisci direttamente con i membri delle comunità, difficilmente riesci a scovarlo, e invece abbiamo visto essere molto importante per l'interpretazione del nostro dato. Ok, gesto Giovanni completa. Cercherò adesso in 5 minuti di chiudere, così magari se ci volete fare contenti ci fate qualche domanda anche cattiva. Quindi giustamente Marco diceva, nello scrivere la storia degli altri bisogna avere rispetto, ma bisogna anche imparare dagli altri, perché si possono capire delle cose che noi poi scriviamo nei nostri lavori scientifici. Appunto questa idea dell'etnicità locale, se non ci fosse stato, diciamo, un forte appoggio da parte delle comunità locali, ma molto sentito, forse non ci saremmo sentiti di,
di pubblicarlo, perché sia quel caso che il Maso Chiuso sono due casi, diciamo, nella loro dimensione piuttosto limitata, piuttosto unici e significativi. Allora, tiriamo un po' le somme del problema, ripartendo un po' da quello che diceva Fabrizio. Allora, noi italiani chi siamo? Quindi, quello che abbiamo visto è che le popolazioni italiane mostrano una grande diversità, non solo linguistica, e quindi inevitabilmente anche culturale, ma anche genetica. Quindi non solo la cultura, ma anche il DNA testimonia questo ruolo di ponte aperto tra Europa e Mediterraneo nel nostro paese. Quindi, se è vero, come diceva Marco, che le ricerche precedenti si erano focalizzate sugli strati più antichi, andando a tirare fuori proprio le componenti anche un pochettino più recenti, abbiamo potuto avere una visione d'insieme che ci dà un quadro assolutamente più completo e con una prospettiva molto più profonda. Quindi, che cosa possiamo dire proprio in riferimento a queste minoranze linguistiche a cui tanto ci siamo appassionati? Che loro hanno portato un modello non semplicemente di coesistenza, ma di convivenza, perché stare là per noi ha avuto dei significati importanti: capire il valore e anche gli interessi intellettuali di queste persone, capire come si sono legati, come si sono scambiati informazioni, parole, abitudini con le popolazioni limitrofe che sono tipicamente italiane. Quindi queste popolazioni alloglotte si sono perfettamente integrate nel tessuto sociale e hanno arricchito la nostra variabilità genetica, dando luogo ad una diversità che spicca in tutto il contesto europeo, appunto perché noi siamo andati a cercare in questo famoso palinsesto di tirare fuori un certo strato che ha questo significato di questi eventi così recenti. E quindi, in definitiva, in questa visione piuttosto inclusiva, hanno arricchito e valorizzato l'identità che tutti insieme noi come italiani condividiamo. Allora, torno al punto di partenza: siamo riusciti a mettere d'accordo questi due signori? Non lo so, almeno ci abbiamo provato. Il primo ovviamente non lo saprà mai, Remotti non lo so. Allora, abbiamo provato a guardare l'identità in una prospettiva storica, quella famosa citazione del passato, e secondo me è stato un approccio fruttuoso. Abbiamo cercato, nell'ambito delle nostre possibilità, di superare questa barriera maledetta tra natura e cultura, perché siamo tutti esseri umani, siamo fatti non di recinti accademici, ma di una natura molto, molto complessa. E allora, forse questa formulazione che sto per dare, io spero che possa superare le paure di Remotti, le paure dell'identità caratterizzata dalla purezza e dalla completezza, una sorta di astrazione che in una storia evolutiva come quella della nostra specie, molto recente, caratterizzata da un flusso genetico elevatissimo, non ha senso. Allora, la conclusione potrebbe essere questa: italiani, identità nella diversità, diversità culturale, linguistica, genetica. So cosa state pensando, è uno slogan, ma forse cambiare d'idea se diamo un'occhiata a questa cartina che ci spiega perché questo è successo. Eccola qua l'Italia, no? E questa collocazione geografica, per cui questo concetto, che a volte è stato utilizzato anche in altri contesti, assume un valore davvero molto forte. Quindi questo ponte tra l'Europa, l'Europa centrale, l'Europa occidentale, quella orientale e anche l'Africa settentrionale. Non è un caso, tutto sommato, che se noi andiamo a cercare le porte di entrata di questi flussi, troviamo una discreta corrispondenza con la localizzazione di questi gruppi che noi abbiamo studiato. E chiaramente è una storia complessa, una storia di mescolamento, a volte di isolamento. Soprattutto i fattori di isolamento hanno creato questa grande diversità. Ma se andiamo a vedere quello che è successo altrove, non troveremo questa grande ricchezza in altri paesi europei confrontabili come Francia, Spagna o Germania. Da questo punto di vista, una volta tanto, noi italiani non ci abbiamo una cosa brutta da raccontare, non siamo sempre, come dire, l'ultimo vagone del treno europeo, e questo tutto sommato interessante. Ultima riflessione, molto veloce, anche forse un po' troppo veloce, ma magari può dare adito a qualche domanda. Allora, noi chiaramente, sempre in questo concetto di maturazione, di viaggio, di scelte, alla fine, quando torniamo a casa, ci chiediamo: sì, vabbè, abbiamo pubblicato, qualche volta ci danno anche dei soldi per fare queste cose, ma che significato ha per la società? Cioè, è una cosa che finisce là, o c'è qualche messaggio, da qualche considerazione da fare?
Noi abbiamo tratto due conclusioni. Intanto che quella italiana è una storia assolutamente molto inclusiva. Difficile capirlo se non si prendono in considerazione queste popolazioni che sono arrivate dal Medioevo fino al XVIII secolo di cui vi ha parlato Marco. Ma è una storia anche di integrazione, assolutamente, di valorizzazione reciproca di queste realtà. È chiaro che è difficile un'analogia con quello che sta succedendo adesso, le differenze sono molto più forti, le esigenze, le disparità, le ineguaglianze sono molto più forti, però il fatto di avere alle spalle una storia di questo tipo è un dato comunque positivo di cui bisogna tenere conto. Il secondo aspetto è quello dell'estrema diversità. Noi antropologi cerchiamo ancora di convincere il mondo del fatto che le razze non esistono, che non è possibile catalogare la diversità in queste poche categorie bianchi, neri, gialli, in cui tutti i bianchi sono simili tra loro e tanto diversi dai neri e dai gialli. La diversità genetica è una cosa molto più complicata, come abbiamo visto, anche molto legata a quella culturale. Cavalli Sforza era, scusate, Levi-Strauss era rivoluzionario ma preveggente nel dire non è tanto la biologia che ha influito sulla cultura, quindi appartenere ad una certa razza non vuol dire essere più o meno intelligenti, ma è la cultura, la struttura sociale che molte volte ha influito sulla biologia e sulla genetica. Ma se noi italiani siamo così diversi tra noi, allora come facciamo a ragionare in maniera così semplicistica sulla diversità, che sia genetica che sia culturale? Questo è un tema, diciamo, di grande attualità, sul quale ci siamo spesi recentemente anche con la nostra collega Marica, che non trovo, è scomparsa, dovevi stare qua, ti sei infilata là dietro. Ci siamo interrogati su questo fatto che ancora la nostra Costituzione parla di razze, quando noi genetisti, ma anche gli antropologi culturali, sappiamo molto bene che questa visione della diversità non ha alcun fondamento scientifico, ormai lo possiamo dire. E questo è stato il punto di partenza, appunto, per altre riflessioni in un ambito ancora più ampio, ancora più problematico, che porta con sé anche tante difficoltà interpretative che sono sotto gli occhi di tutti. Non so, la sentenza della Cassazione dell'altro giorno, che dice giustamente che, insomma, chi arriva qua è il benvenuto, gli dobbiamo riconoscere tutto, dobbiamo eliminare queste forme di stigma sociale, ma chiaramente ci deve essere una condivisione di valori. E fare tutto questo all'interno dei principi costituzionali, noi abbiamo appunto messo a fuoco questo problema all'interno dei principi costituzionali, dà a tutta una coerenza perché si riferisce ad un insieme di valori che per noi sono fondamentali. Quindi a questo punto chiudiamo, ringrazio solamente alcune persone che sono qua presenti, Paolo Anagnosto, Cinzia Battaggia e Valentina Dominici. E vi ringrazio della vostra attenzione, sperando in qualche domanda cattiva.